Ciao Saliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, oggi vi sto per pubblicare la reazione di mia sorella al sapere che ero un po' niente. E niente, vi lascio qua il video. E intanto vi volevo anche ringraziare a tutti per i bellissimi commenti di incoraggiamento che mi avete lasciato appunto nel video in cui ve l'ho comunicato. Sono veramente un sacco contenta e niente, vi lascio il video. Addosso, no. Oh, no. Picca. E qua chi c'è? La signorita Rottenmeier. Vado Rottenmeier, vado a lavorare. Oh, dov'è la Silena? Il bimbo non vuole più stare nel seggiolone, secondo me. No. Ti nergo sul filetto. Mattia, ma porca miseria, ma lo vedi che cadi? Adesso glielo tolgo. No. Vuoi guardare il culetto? Sotto il culetto. Lui. Ho capito. No. Ma devi lavorare, amore mio. Niente. Cos'è il culetto? Che cos'hai nel culetto? E guarda, c'è una mela stupida. Guardati. Oddio. Dai. Mira, se sta facendo come nel perro. Io non si fa fatto la brucia. Mi sto facendo la brucia. Sei un po' impegnoso. Hai attaccato sul culetto. Oh, sto facendo il broncio. Ah! Legale le pette, zia. Zia? Sì. Ma zia. Ma che è? Che è di voi? Ma che è?
E chi è l'amore della zia? Dai! Dai, dite, sei te! Scritto. C'è scritto sulla ghiera? Giù! Cosa c'è? È minuscolo. Giù! E te? Dai, dimmelo! Certo che sono io, chi è la mamma? Dai, ma te me l'hai giurato su Matica! Ah sì, però le gambe incrociate comunque. Non è vero? Dai, ma state scherzando? Non vuoi dare, è mio! E vuole prendere le No, è un'altra mia. Mamma, veramente? Ma di quanto sei? Ma siete due sorelle che mi fate piangere, meglio che me ne vado. Ma dai, ma tu mi avevi detto di no, ma lo so, ma io ti conosco come sei. Minuscola, hai detto che però la prossima volta che si vedrà molto molto meglio. Un piccolino. No, ma dovevi dirmelo. Subito. Ma tutto l'è carino. Però io ho scoreggiato. È questo qua, ma non si vede ancora perché è piccolo, piccolo. Però adesso si sta bene. Sentivo il cuoricino. Amore, ma non cucinate. Dovrebbe nascere tipo il 22 giugno. Ma giugno proprio? Ma te? Ah, lei le fa sempre i bacini. Ma perché non mi hai detto niente? Occhiona? Se le mantieni segreti. Ma cielo, ma te avrai un fratellino e una sorellina nella pancia della mamma? Ma che bello, Gilè! Vuoi mangiarla? Oh, sei contenta anche tu? Ma Gilè, ma è una cosa bellissima, fratellino! Questa è la conclusione della reazione. Io vi giuro che sono stata un sacco contenta di dirle a mia sorella. Non vedevo l'ora di dirglielo, gliel'avrei detto anche subito. Solo che volevo fare un pensierino carino, cioè una sorpresina, dai. Era una cosina piccola, però mi è piaciuta abbastanza come è andata. No, no, anzi, il pensierino volevo in realtà fare un'altra cosa, solo che non c'era tempo. Se gli facevo il body, ci mettevano un giorno intero. Mia sorella era arrivata quel pomeriggio, quindi alla fine ho deciso di fare il bambino, che il signore mi ha detto che facendo il bagno ci metteva molto di meno. E niente, la reazione è stata veramente stupenda. Io e sorella abbiamo un legame veramente, veramente un sacco. Bello, mi piace tantissimo. Siamo come migliori amiche, E niente, ho anche la reazione mia. Fatemi sapere se la volete. E niente, vi auguro una bellissima giornata. E se la volete ve la pubblico domani.